La moglie di Kaspar Capparoni ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del suo rapporto con l'attore e della crisi che hanno attraversato prima della nascita dei loro figli. Veronica Maccarone racconta l'incontro con Kaspar Capparoni. La moglie di Kaspar Capparoni, Veronica Maccarone, ha rilasciato un'intervista al settimanale di Più raccontando il suo rapporto con l'attore e la sua famiglia. Veronica ha conosciuto Kaspar quando aveva solamente 19 anni e lui era un attore famoso, divorziato con due figli. L'attrice racconta di aver vissuto un colpo di fulmine con lui e ha colpito la sua onestà d'animo. In lui ho trovato qualità che mai avevo trovato in nessun altro uomo. L'attore l'ha presentata subito ai suoi figli, ma Veronica non è mai stata la compagna del papà per loro, ma più come una sorella maggiore. Dopotutto la figlia di Kaspar, Scheherazade, ha solo 10 anni meno di lei. Veronica Maccarone: io e Kaspar abbiamo vissuto una crisi importante. Tuttavia, dopo il primo anno insieme, Veronica ha iniziato a nutrire qualche dubbio. Non stavo più bene con me stessa. Ero sempre stata abituata ad essere sola, indipendente. Vivere una storia così bella, intensa, forte, mi aveva fatto sentire in gabbia, intrappolata. Alla fine, senza dire niente a nessuno e all'improvviso, Veronica Maccarone ha fatto le valigie e se n'è andata. Kaspar, però, ha fatto di tutto per cercarla e per farle capire che teneva lei. Le sue parole, infatti, sono state fondamentali. Veronica, io posso solo dirti che ti amo e che il mio futuro lo vedo con te. Ma qualsiasi decisione prenderai la accetterò, perché voglio la tua felicità. Veronica, dopo questo discorso, ha capito che non poteva vivere senza di lui. Ora hanno due bambini e una famiglia allargata molto serena. Isola dei famosi, Kaspar Capparoni sull'isola che non c'è. Tante volte Veronica spera che il marito torni presto a casa, ma Kaspar sta vivendo la sua avventura all'isola dei famosi. Eliminato a sorpresa dal televoto un paio di settimane fa, Kaspar è stato il primo naufrago a scoprire l'isola che non c'è, un'isola di cui nessuno degli altri concorrenti del reality ha conoscenza. La settimana scorsa l'attore è stato raggiunto da un altro naufrago eliminato, Stefano Bettarini. Che cosa succederà nelle prossime puntate dell'Isola dei Famosi?